una vita lo cantiamo, sei la merda di Milano, quello stemma che hai sul cuore rappresenta il disonore tra sconfitte e delusioni, sempre solo umiliazioni, rossoneri siamo noi, ma chi cazzo siete voi? Interista vaffanculo, interista vaffanculo, interista vaffanculo. Interista vaffanculo. Ragazzi, buongiorno, bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione Francesco e Team Maglie Calcio, Matteo Chiamenti, il milanista qualunque, c'è anche il canale di Nicolò Crespi, Milan Supporters, e trovate il link PayPal se volete contribuire al prosieguo del canale. Domani possiamo richiedere la monetizzazione, vediamo se ce la daranno. In descrizione trovate anche il link del mio secondo canale dove parliamo di musica. Vi consiglio di andarci a fare un salto. Se ascoltate dell'heavy metal o del rock in genere, fate un salto sul mio secondo canale, Metallo Incandescente. Anche quello lo trovate in descrizione. Sta per uscire un video su una delle mie band preferite, i Pantera, fra qualche giorno. Non è un canale dove posto video in maniera assidua, però almeno un video alla settimana sulla storia di qualche band lo troverete. Allora, ragazzi, penso che la copertina di questo video l'abbiate vista tutti. L'immagine in cui Handanovic va a dire all'arbitro, un arbitro che ha semplicemente contribuito alla sconfitta del Milan nel derby di Coppa Italia, un arbitro che ha condizionato lui e il VAR con le sue scelte una semifinale di Coppa Italia, mandando immeritatamente chi non ci dovrebbe essere in finale contro la Juventus, che al contrario delle merde dell'Inter ha meritato questa finale battendo in maniera netta la Fiorentina. Ora, ragazzi, quello che ho detto sulla Juve non mi piace nemmeno a me, però è un dato di fatto che la Juve, in tutte le sue difficoltà, in questa stagione stia comunque lottando per la propria Champions League e per avere dei risultati. A queste merde di Milano, alla seconda squadra di Milano, tutto venga dato d'ufficio ed è vergognoso, perché è vero, il Milan non è andato in finale principalmente per colpe sue, perché non ha fatto gol. E se non fai gol non puoi pretendere di passare in alcune partite. In un campionato nel lungo ci può stare qualche partita in cui fai fatica a non segnare. Ma dove ci si gioca nelle partite da dentro o fuori, chiaramente l'essere cinici, l'essere cattivi sportivamente parlando è alla base di tutto. E sotto questo profilo l'Inter è stata molto più capace di noi. Quindi, ma quando dico che l'Inter non merita di stare a giocarsi una finale di Coppa Italia, ripeto, immeritata, e per tutto lo schifo che stiamo vedendo in questa stagione. Prima cosa, ormai è una stagione in cui complottismo, bugiarderie, falsità e pilotaggio la stanno facendo da padroni, perché oltre a essere ladri diventano anche bugiardi. Oltre ad essere ladri, diventano anche bugiardi. Perché ieri è uscita questa immagine in cui Samir Handanovic va a dire all'arbitro che c'erano addirittura due giocatori in fuorigioco. Però se si va a contestualizzare quell'immagine, non è un'immagine che viene prima di tutto lo schifo che è successo col VAR.
Quell'immagine è un fermo immagine di quello che è successo dopo che l'arbitro fa avanti e indietro due o tre volte e ascolta tutte le cazzate che il VAR gli sta dicendo. Praticamente quello che è successo è stato condizionato dal complottismo e dal voler essere tifoso di qualcuno che non dovrebbe stare a ricoprire certe posizioni. È uno schifo mediatico, è uno schifo. La protezione mediatica che viene data a queste merde è indecente, perché tutti gli arbitri, tutti gli opinionisti, anche in TV, quelli più seri, hanno detto che Pier Kalulu non andava ad influire, la posizione di Kalulu non influiva sulla visuale di Handanovic, quindi il gol doveva essere convalidato. L'hanno detto tutti, l'ha detto Cesare, l'ha detto Casarin. Quindi io penso che quando questi due, che sono quelli più accreditati, quelli che ascolto di più, dicono certe cose, si ascoltano, si prende in considerazione quello che dicono perché sono esperti di quello che fanno e soprattutto sono persone competenti, a differenza di tutti quelli che oggi continuano a dare l'Inter già vincente. Scandaloso, ragazzi, come fino all'altro giorno cercavano di metterci pressione dicendo che il Milan aveva già vinto. E dopo il derby, che comunque loro rimangono sotto di 2 punti, è vero con una partita in meno, ma le partite, come dico sempre, vanno giocate, soprattutto nel campionato di Serie A. È indecente come la classe mediatica italiana cerchi di smorzare le pressioni che vanno addosso all'Inter, parlando di tutti gli altri, tranne che di casa Inter. Parlano di tutto tranne che dell'Inter. Cercano di smorzare tutte le pressioni che chiaramente potrebbero arrivare alla squadra che ha l'obbligo di vincere. Perché attenzione, stiamo parlando di due cose completamente diverse. Per noi l'appetito viene mangiando. Loro sono partiti come la corazzata da battere e che in questa stagione di figure di merda ne ha fatte tante. Alla fine il risultato in Europa non è tanto diverso da quello che abbiamo avuto noi. Di figure di merda ne avete fatte tantissime. Basta parlare, basta guardare la partita col Sassuolo, basta guardare gli ultimi mesi di campionato, quello che avete fatto e i punti che avete portato a casa. Non ce n'è uno regolare, non ce n'è uno regolare. Quindi ripeto, tutto quello che voi avete contestato negli ultimi 20 anni oggi è diventato di casa vostra ed va tutto bene. Siete la cosa più vergognosa che esiste, ma sia in campo che fuori. Siete vergognosi, soprattutto io voglio parlare di quei tifosi tanto esperti che hanno sempre parlato del complotto juventino, dicendo alla Juve che erano ladri, che rubavano, che tutto era sempre condizionato da loro. Se tutto quello che sta succedendo in questa stagione l'avessero fatto i gobbi, staremmo parlando tutti, soprattutto gli interisti, sarebbero sui balconi a gridare al complotto. Invece non lo fanno, non lo fanno. Addirittura Fabio Bergomi che viene a raccontare cazzate, ma perché lo vede anche lui? Perché Fabio è un ragazzo intelligente. Fabio è un ragazzo intelligente. Lo vede anche lui che quello che sta succedendo è strano. Lo vede anche lui, un po' si vergognano anche loro di quello che succede. Però non è che piuttosto che dire la realtà delle cose, portano l'acqua al loro mulino. Quando sembrate delle puttane perché siete più protetti voi che le battone, avete più protettori voi nella classe mediatica che le battone nei film, con tutto il rispetto per chi purtroppo deve fare quel lavoro, ma sul serio però, siete una cosa vergognosa, siete una cosa vergognosa. Oltre che ladri, siete anche bugiardi, perché avete dato del bugiardo a Stefano Pioli, addirittura Handanovic ha detto Pioli è un bugiardo, io ho protestato. No, la merda bu di bugiardo di merda sei tu, caro Handanovic.
Caro Andano, dici, il bugiardo di merda sei tu, perché hai voluto, come al solito, stravolgi la realtà. Un altro discorso è quello che combina Simone Inzaghi ogni volta che succede qualcosa. È una vergogna che questo allenatore non venga mai allontanato, non venga mai mandato fuori dai coglioni. Tu non dovresti nemmeno presentarti in campo, perché sei vergognoso, sei la vergogna del calcio italiano. Un allenatore che si comporta in una certa maniera, io nella mia società non lo vorrei. Io non vorrei mai che un elemento del genere rappresentasse i miei colori. Piangi sempre, ti lamenti sempre e soprattutto viene fuori che qualche tempo fa con la tua Lazio un gol del genere te l'hanno dato, lo stesso gol te l'hanno dato. Non ti lamentavi, brutta merda, non ti lamentavi. Perché? Perché ormai hai preso le sembianze da interista. Va bene che anche prima non è che piangevi poco, perché sei andato da una società di merda per andare in un'altra, da una società che piange a una che piange ancora di più. Siete veramente, io stamattina, io quando sento queste cose mi viene lo schifo addosso, perché sono tifoso di uno sport che ormai non è più, non ha niente a che fare con quello di cui mi sono innamorato quando ero bambino. Ormai ci sono delle cose sotto che veramente diventano sempre più vergognose e sinceramente spero tanto che, siccome mi piace fare YouTube, mi piace il web, se usato in una certa maniera, vorrei che l'altro canale funzionasse bene perché sinceramente di parlare di calcio mi sono stancato. Mi sono stancato perché purtroppo non riesco più ad appassionarmi come mi appassionavo prima. Sicuramente rimarrò tifoso, sarò sempre tifoso del Milan e sarò sempre appassionato di Milan. Però il calcio non mi attira più come mi attirava prima, perché tutto quello che ci sta dietro è diventato una porcheria. Ragazzi, io non avrei voluto parlare di queste cose perché so che dobbiamo andare ad affrontare una partita importante, so che bisogna caricare i ragazzi alla grande e farli sentire la nostra vicinanza per la partita con la Lazio, però ragazzi, allucinante, allucinante. Come allucinante chi sul web dice che vedere la curva sud applaudire i ragazzi dopo la sconfitta del derby è una cosa da non fare, perché poi vuol dire che vincere e perdere è la stessa cosa. Cioè, secondo voi, a 5 giornate da alla fine della stagione, con il Milan in lotta per qualcosa di importante, la curva sud, dopo la sconfitta del derby, avrebbe dovuto fischiare i nostri giocatori, perché hanno perso il derby. Secondo voi, il modo di essere tifosi è questo. Questo è il modo di tifare la propria squadra. Secondo me, sentirvi parlare di calcio è la cosa più brutta, è la cosa che meno vi compete e soprattutto parlare di tifosi è la cosa che meno vi compete e non dovreste nemmeno permettervi di fare una cosa del genere. Voi non dovreste nemmeno permettervi di parlare di curva sud. Lo fate perché qualcuno non ha voglia di dirvi niente, non c'è pensiero di dirvi qualcosa perché non vi si calcola neanche, però quantomeno abbiate la dignità di non parlare di tifosi. Tifate a modo vostro, fate quello che volete, ma non parlate di chi spende la propria vita per il Milan. Non vi permettete di fare queste cose, perché poi magari un giorno qualcuno si ricorda di dirvi qualcosa. Allora ragazzi, trasferta di Roma, importantissima, continuate a scrivermi, tante persone che saranno presenti allo stadio, mi scrivono, vi consiglio vivamente la trasferta di Roma, è eccezionale, sia con la Lazio che con la Roma, sono due bellissime trasferte, l'Olimpico è uno stadio da visitare se siete tifosi e non siete mai andati. Saremo in tanti per far capire alla squadra che noi ci crediamo fino alla fine e loro devono crederci insieme a noi, devono essere consapevoli che questa stagione va giocata fino alla fine e consapevoli che dove anche non possono arrivare, perché l'esperienza e le qualità potrebbero mancare, ci saremo noi al loro fianco e i tifosi porteranno alla vittoria il Milan. Sono convinto di questo, che il fatto di essere usciti dalla Coppa Italia possa caricare
i ragazzi possa caricare, perché questo Milan spesso ha dimostrato che quando prende gli schiaffi reagisce bene e reagisce in maniera caparbia. Ragazzi, vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio qua rossonero, e ricordatevi che a differenza degli altri, noi facciamo i tifosi, le facciamo i tifosi alla vecchia maniera, perché siamo tifosi da sempre e siamo vecchio stampo. Ciao a tutti. Oh, that's a